Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Barbie Mare e oggi vi faccio vedere i miei regali di Natale, che fa anche rima. Allora, iniziamo da questo qui, ancora alcuni ce l'ho nei sacchetti. Chi mi conosce sa la mia passione per i profumi, quindi ovviamente a Natale non possono mancare dei profumi nuovi da aggiungere alla mia collezione. Allora, questo che per me è stata veramente una scoperta, io non lo conoscevo, è il profumo Parlez-moi d'amour di John Galliano. È praticamente un 50 ml, è un eau de toilette. Ve lo apro subito. Guardate, allora intanto quindi parlami d'amore. E se guardate qui c'è tipo il francobollo qui su e dietro alla forma della busta. E la stessa cosa, guardate la bottiglietta. Parlez-moi d'amour con il francobollo e poi dietro la bottiglietta. Guardate che carino. Qui c'è una frase qui attorno dal tappo ed è questa che c'è qui dietro. And this is why I am writing to you my love. Che dovrebbe voler dire e questo è perché io sto scrivendo a te con amore. Dovrebbe essere così, non lo so. Il tappo dorato luccicante è bellissimo. Io l'ho spruzzato subito appena me l'hanno regalato. Sono rimasta entusiasta, cioè mi piace da morire. Allora, questo profumo qui, cioè John Galliano, io l'avevo sentito nominare. Non so se qui su YouTube, se da qualche mia amica in giro, non lo so. Però non avevo mai sentito la fragranza. E quando praticamente l'ho sentito, lo hanno usato, anzi l'ho spruzzato sul polso, me ne sono subito innamorata. Intanto è un floreale fruttato e io qui tantissimo sento il lampone e il mirtillo, cioè è dolce, buonissimo. A me piacciono da morire i profumi dolci. Vi farò sapere sulla persistenza perché comunque l'ho solo spruzzato qui quando me l'hanno comprato. Oggi penso che lo userò perché pomeriggio esco. E così vi dico quanto dura. Sul polso mi era durato un bel po', però comunque lo voglio testare per bene, così vi dico per bene nei dettagli. Poi questa carinissima che conosciamo tutti, l'acqua alle rose, buonissima della Roberts, questa è piccolina da 100 ml, quindi da portare in giro. Poi un altro profumo, cioè io contentissima, della Bottega Verde. Io questo l'avevo sentito qualche volta, però non ce l'avevo in casa. Ed è il Dahlia Imperiale, buonissimo. Io sento tantissimo la vaniglia. Ora ve lo apro e vi faccio vedere la boccettina. Ecco qui, cioè buonissimo. Sento la vaniglia qui. Guardate la boccettina, c'ha due glitter, uno qui e uno qui, molto elegante questo profumino. Anche questo l'ho spruzzato, mi sembra è un eau de toilette, mi sembra che a confronto di John Galliano questo duri di meno il giorno di Natale quando l'ho provato e poi non so dirvi nient'altro. È dolcissimo, dolcissimo, dolcissimo e si sente la vaniglia, io la sento tantissimo e sento anche un po' d'ambra, se sbaglio non faccio. Cioè vi dico buonissimo, dolcissimo. Bello, sono rimasta contenta. Poi la persona che mi ha regalato questo profumino mi ha detto che lì alla Bottega Verde le hanno regalato questo braccialettino qui. E allora lei tipo me l'ha messo, me l'ha fatto mettere nel pacchettino insieme al profumino. Poi ho ricevuto una cosa che mi ha fatto ricordare quando ero ragazzina e che amavo tantissimo e quando l'ho vista mi sono quasi emozionata. Guardate un po'. Gocce di Napoleon, il profumino, ve lo ricordate, lo conoscete? Cioè io me lo mettevo quando ero piccolina, ma mi ricordo che me lo comprava sempre mio papà. Guardate che confezioncina meravigliosa. Questo è proprio un beauty, guardate, con le dame, è bellissimo. Cioè io mi sono emozionata quando l'ho ricevuto. Si apre così e poi dentro il profumino, mamma mia. Allora, questo è da 30 ml, quindi non è che sia grandissimo, però eccolo qui. Ora, io non vorrei dire, però mi sembra che la boccettina allora avesse le gocce.
Invece ce n'è solo una, quindi avranno cambiato il pack, non lo so. Però vi dico un'altra cosa, quando io l'ho odorato, buonissimo, e l'ho spruzzato sul polso, era come se io me lo ricordassi in modo diverso. Ora non lo so se hanno cambiato oltre al pack anche la formulazione, non lo so. Comunque mi piace, mi ricorda sempre i miei anni passati. O non mi ricordo bene io perché appunto è passato troppo tempo e quindi mi sembra cambiato, non del tutto, un po' cambiato. E qui sento tantissimi il limone e la lavanda, cioè buonissimi, il limone poi, bellissimo, sono tornata ai miei tempi antichi, bellissimo. Poi, qui, ok. Ah, poi guardate questo che carino, della Essence, questo sacchettino pieno di paillettes. E da cucire da qualche parte, qui dentro c'era nascosto, io vabbè ora l'ho levato, questo balsamo luccicante, guardate con i diamantini, è veramente bellissimo, è balsamo labbra glitterato, guardate, è proprio trasparente glitterato, eccolo qua che lo vedete, guardate che meraviglia, bellissimo, non ha odore. Ma bello, mi dispiace pure usarlo, bellissimo, mi è piaciuto. Poi vi faccio vedere il portacellulare, guardate, pelusciososo, guardate qui che splendore, guardate che meraviglia. Allora c'è qua praticamente il taschino da mettere il telefonino e qui guardate un altro sacchettino praticamente da mettere, non so, gli auricolari o qualsiasi altra cosa. Questo mi è piaciuto proprio tantissimo, meraviglioso, bellissimo. Poi questa sciarpettina qui, guardate che bella, di un bell'arancio. Guardate, fa un po' ecopelle e poi di pelliccia, ecopelliccia. Bellina, bellina. Non è larghissima, però veramente, veramente bella e deve essere anche calda, secondo me. E poi come ultimo regalino mi sono arrivati poi con il pacco tramite la posta altri regali dei miei parenti da lontano, tipo i dolcetti, queste cose qua, però diciamo è inutile che ve li faccio vedere. E guardate qui, questa è questa cuffia qui con lo smile, Happy Phone, che meraviglia, mi è piaciuta anche questa qui. Guardate. Si chiude anche, quindi occupa pochissimo spazio, ma veramente bella. Con lo smile, ecco qui. Anche questo mi è piaciuto tanto. Diciamo che sono rimasta contentissima dei regali che ho ricevuto quest'anno. Io non me ne sono fatta, vi dico la verità, perché comunque ho pensato di aspettare gennaio per i saldi. E quindi ho detto, guarda, lasciam perdere, io me li faccio poi a gennaio. Nel frattempo li ho ricevuti. Io spero che anche i vostri regali vi siano piaciuti, che comunque siete rimasti contenti di ciò che avete ricevuto. Comunque ricordiamoci sempre che la cosa più importante da ricevere e da dare è l'amore. Punto. Con questo vi saluto e vi ringrazio come sempre. Al prossimo video. Un bacione come sempre. Ciao ciao.